ponteggio e che ha dato una mano per il ripristino delle stuccature grandi dell'affresco. Quando ho saputo di questo affresco stavo finendo la compagnia dell'Immacolata Concezione a Santa Maria a Ripa e l'ho saputo come una sorta di mistero, come una scoperta assolutamente da tenere segreta, per cui ci sono state delle settimane di grande curiosità prima che vedessi questa pittura. Non si sente? Più vicino. Sì. E quindi è stato un lavoro un po' particolare, in quanto questo affresco non l'avevo mai visto, come nessuna Empoli, e mi è sembrato veramente una grande opportunità. Le condizioni dell'affresco, ora vorrei far vedere l'immagine del prima, erano piuttosto precarie. Soprattutto le condizioni, i danni erano stati fatti appunto dall'uomo, non tanto dal tempo, in quanto erano state fatte delle grosse tracce e si pensa il motivo, appunto, come ha accennato la dottoressa, il motivo principale sia stato un tentativo di stacco, uno stacco a mastello per salvare, per poter portare via e quindi non coprire la scena centrale dell'affresco. Ovviamente lo dovevano un po' sezionare, in quanto lo stacco a mastello è un impegno molto, è un'operazione molto difficile, il peso della struttura è elevato, per cui hanno scelto la parte centrale della pittura. Però essendo una struttura muraria molto stabile e molto sana, probabilmente hanno abbandonato l'impresa lasciandolo così. Per cui, come vedete, c'erano queste grosse perdite con appunto in vista i mattoni, che erano profondi almeno 10 cm. E nella parte alta, fra l'altro, c'era anche i mattoni che sporgevano diversi centimetri, in quanto, come è stato detto, l'altare in pietra è successivo e non è assolutamente consono e fatto per questa pittura. Come prima operazione ho fatto la fermatura di tutte le parti pericolanti, periferiche, intorno alle parti rotte, in quanto c'erano dei frammenti particolarmente staccati e pericolanti, con delle piccole stuccature a scarpa provvisorie. In un secondo tempo è stata fatta la pulitura. La pulitura ha dato una grandissima soddisfazione, in quanto la pittura è stata eseguita a buon fresco, con 5 giornate di lavoro, che si possono vedere, probabilmente la scena era più grande, per cui in origine saranno state anche di più, per cui quelle si possono individuare, ora sono 5 giornate, e quindi anche il risultato è stato ottimo come qualità di cromatica della pittura. Vedete, quelle sono le porzioni di intonaco fatte giornalmente dall'autore per poter dipingere a buon fresco. Probabilmente una poteva essere anche sulla traviazione, un'altra nella parte inferiore, per cui sono giornate di dimensioni piuttosto normali e si può dire che il pittore ha usato una tecnica ottima da un punto di vista pittorico. I colori sono stabilissimi e quindi c'è stata la possibilità di fare una pulitura con un recupero totale della cromia. I colori sono tutti colori a fresco, con qualche rifinitura bianco di calce. Per l'azzurro è stato usato lo smaltino. Come procedura, poi siamo passati alla stuccatura. Vedete, ecco, in questo caso vi fa notare le incisioni di cartone fatte appunto come trasposizione del disegno dal cartone, dallo schizzo al impresso attraverso la carta con un ferro, per cui rimaneva il disegno preparatorio sull'affresco, sull'intonaco e quindi dipinto a fresco. Questa è una delle prove principali. E appunto poi siamo passati al consolidamento dell'intonaco, che è stato soprattutto nelle parti dove c'era appunto le staffe, i chiodi o le rotture. Nelle parti sostanzialmente centrali la pittura si presentava compatta, non aveva dei grossi distacchi. In un secondo tempo siamo passati alla pulitura, che è stata fatta con delle resine desolfatanti applicate su carta giapponese con una bassa percentuale di carbonato d'ammonio per circa 30 minuti.
Il contatto delle resine, in questo caso si vede una prova di pulitura, vedete il rosso, il giallo e la manica verde, è una prova di pulitura, si è messo subito, si è potuto trovare subito il tono giusto dei colori senza neanche grandi difficoltà come pulitura, in quanto questa pittura nella sfortuna di essere coperta ha avuto anche la fortuna di non essere stata poi tanto manomessa durante gli anni, perché come sapete poi le cose in vista vengono sempre molto o velate o appunto trattate, ci viene dato dei fissativi. Invece in questo caso la pittura è stata all'aperto poche decine di anni e questa in un certo senso è stata anche la fortuna della buona conservazione della pellicola pittorica. Dopo appunto la pulitura si è passati alla rimozione di tutti questi staffe e chiodini che ci potevano essere sicuramente messi anche in funzione della tavola. E successivamente la stuccatura è stata un'operazione piuttosto lunga, in quanto erano moltissime le fessure e i fori da tamponare. È stata fatta con calce e sabbia, come vedete, ecco, quelle erano le parti che avevamo visto nel primo tempo stuccate a gesso e malamente, alcune già perse. Sono state levate tutte le stuccature non idonee a gesso e rifatte appunto con calce naturale di grassello e sabbia lavata. Dopo l'operazione della stuccatura siamo passati al restauro pittorico, che nella parte centrale è stato un restauro pittorico piuttosto tradizionale, con un sottotono a velatura fatto con pigmenti e caseina, come si fa più o meno, ecco, vedete c'è la tavolozza, per cui come si fa di solito. Per quanto riguarda invece la grossa mancanza e le grosse tracce trasversali, siamo stati un po' indecisi su come trattarle. In un certo senso c'era anche il desiderio di poterle integrare con il colore, però c'erano dei grossi svantaggi. Uno, che in certi punti ci sarebbe stato da interpretare il disegno, che è una cosa anche scorretta, per cui ci sarebbe stato da in un certo senso inventare delle piccole parti. Per esempio questa bassa, ci sono delle pieghe, dei ginocchi, delle parti anatomiche che non ci sono più, per cui poteva essere anche un po' arbitrario collegarle. Nella parte alta sarebbe stato più semplice, ma il motivo principale che ci ha fatto scegliere questa soluzione di un metro generale è stato il fatto che la scena non è centrale all'altare, ma è spostata. Infatti, come potete vedere, la cornice, che è appunto la cornice che corrisponde all'altare dipinto della pittura, che poi c'è anche fra l'altro un frammento di un capitello in alto a sinistra e poi la traviazione con sopra delle voluse, eccetera, è decentrata, per cui ricostruirla, che poteva essere anche l'unica cosa possibile da fare, avrebbe fatto notare fin da una prima osservazione che questo affresco era decentrato, perché sulla parte destra della pittura non c'era la cornice e non c'era perché prendendo la metà della pittura corrispondeva alla parte sotto la pietra, per cui sarebbe venuto un intervento un po' poco corretto, perché si sarebbe visto questa cornice solo su un lato, e quindi è stato deciso di fare un neutro sensibilizzato. Mi sembra che tanto la pittura sia intensa, sia brillante, i colori sono molto smaglianti e che si legga molto bene lo stesso, anche se ci sono queste grosse perdite che ormai del resto sono anche una storia che non si può cancellare anche volendo, e quindi è stata l'ultima decisione un po' dibattuta, ma ecco, la scelta è stata questa. Io vi ringrazio e passo la parola.